Ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui dal vostro Pereira per un nuovo video. Oggi andiamo a dare alcune analisi per quanto riguarda la Champions League e l'Europa League. Vi ricordo che ci saranno tante partite importanti per quanto riguarda le stagioni finali di Champions League e di Europa League. Insieme a voi oggi andiamo a dare alcune analisi e alcuni pronostici per quanto riguarda soprattutto le statistiche per quanto riguarda queste squadre e soprattutto la Champions League in generale. Iniziamo subito, andiamo con la Champions League. La Champions League ricordo che è una ottavi di finale molto molto interessanti, come abbiamo visto che il Porto è passato, battuto Juventus e buttò fuori la Juventus, il Liverpool è passato buttando fuori l'Ipsia, il Dortmund è passato il turno buttando fuori il Siviglia e il Paris Saint-Germain buttando fuori il Barcellona. Iniziamo subito a dare gli altri pronostici per quanto riguarda le ultime quattro partite per quanto riguarda gli ottavi di finale di ritorno per quanto riguarda Montekebash Manchester City, che è stata l'andata. Il ritorno sarà Manchester City Montekebash. In questo andiamo a dare uno fisso per quanto riguarda il Manchester City, che vi ricordo che ha grande probabilità di passare il turno, soprattutto vincendo 2-0 l'andata, quindi ottime probabilità di portare a casa tutta la qualificazione. Montekebash dovrà vincere ben 3-0 e passare il turno e non dovrà subire gol. Sarà una sfida molto difficile per quanto riguarda tutti i tedeschi, ma in questo pronostico io vedo più probabile la vittoria del Manchester City. Atletico Madrid Chelsea è stata l'andata, che il Chelsea ha vinto fuori casa 1-0. E ora ci sarà Chelsea Atletico Madrid, si giocherà in Inghilterra, soprattutto in casa del Chelsea. Vi ricordo che a Stamford Bridge il Chelsea avrà grandi vantaggi di passare il turno, ma Atletico Madrid, nonostante tutto, ha grandi chance di passare anche il turno perché gioca fuori casa e 1-0 vi ricordo che si andrà sui tempi supplementari. In questa tutta partita metteremo 1.5 perché entrambe le due squadre, soprattutto o entrambi o soltanto una singola squadra, soprattutto avrà la possibilità di segnare due gol. Andiamo con Bayern Monaco Lazio. Vi ricordo che questa partita è già chiusa. Per me, a mio parere, è una partita che si giocherà soltanto per dare una reputazione a tutta la squadra di Simone Inzaghi. Sto giocando soprattutto al Bayern Monaco in casa, quindi mettiamo uno per quanto riguarda il Bayern Monaco, perché la Lazio ormai, subendo il 4-1 all'andata, se a mio parere, vedendo le statistiche, la Lazio sta passando da tutto un brutto momento, non la vedo tanto, tanto, non la vedo tanto favorita a fare una grande impresa, davvero molto difficile, e quindi vedo un 10% per quanto riguarda l'impresa della Lazio. Veniamo a mettere uno del Bayern Monaco e andiamo all'altra. Andiamo con Real Madrid-Atalanta. Questa è una partita che ho lasciato alla fine quanto riguarda la Champions League. È una partita dove l'Atalanta, secondo me, avrà tante possibilità di passare il turno. Andiamo a mettere qui 1-2. Real Madrid, che a mio parere all'andata non ha fatto un granché, sì, ha giocato una partita tutto di pressing e di attacco, ma l'Atalanta anche in 10 dopo l'espulsione, che secondo me non era espulsione per quanto riguarda il giocatore dell'Atalanta, e l'Atalanta che ha fatto una signora partita, dove tutto ha dimostrato che in 10 sa soprattutto tenere Real Madrid, ha subito quel gol alla fine della partita, ma grande onore soprattutto all'Atalanta che soprattutto da poco in Champions League, da ben, se non sbaglio, 3 anni in Champions League, quindi andiamo a mettere noi 1-2 per quanto dare un po' di stimolo e coraggio soprattutto all'Atalanta, che secondo me con una squadra che ha ci può fare solamente la differenza. Andiamo con l'Europa League. Vi ricordo che l'Europa League L'Europa League è tutta 8 squadre, 8 partite, molto importanti, che la maggior parte delle partite non sono ancora concluse. Vi ricordo tutto il Granada, che qui andiamo a mettere X2 e Granada fuori casa, giocherà Molde e Granada. Il Molde, che soprattutto in casa è una squadra rognosa e tosta, ma il Granada soprattutto viene da 2-0 in casa e potrebbe portare anche un pareggio a casa per passare il turno. Andiamo con Olympiacos e Arsenal, che è stata l'andata. L'Arsenal giocherà soprattutto in casa e con l'Olympiacos.
andiamo a mettere 1 X per quanto riguarda l'Arsenal. Per quanto riguarda Shakhtar Donetsk Roma, andiamo a mettere over 1.5. La Roma ha grandi possibilità di passare il turno. Lo Shakhtar dovrebbe fare un'impresa per passare tutto il turno, dovrebbe recuperare 3-0 e più dovrebbe per andare ai tempi supplementari. Se invece vuoi passare il turno, dovrebbe fare 4 gol senza subire gol. Andiamo con diamo Zagabria Tottenham, e Tottenham ha vinto e potrebbe passare tutto un pareggio. Andiamo a dare 2 del Tottenham, che lo vedo molto probabile con i giocatori di Mourinho che vogliono dare soprattutto una scossa tutta a questa partita. Andiamo con diamo Kiev Villarreal, diamo Kiev, scusate, il Villarreal andiamo a mettere 1 per quanto riguarda il Villarreal. Una squadra che secondo me si qualificherà con poche difficoltà. Vi ricordo sempre che è una squadra spagnola dove lo gioco molto bene, ha grandi singoli che potranno fare la differenza. Andiamo a mettere 1 il Villarreal. Manchester City Milan. E da milanista ci sono dentro un 50-50 di passare il turno. Non vedo tanto l'alta probabilità di vittoria del Manchester City. Dopo la partita abbiamo visto all'andata, dopo un Milan veramente che ha fatto una signora prestazione. Davvero Milan dei tempi quando giocavano in Champions League, che dava soprattutto grandi prestazioni, battendo tutto Manchester United e tanta compagnia bella. E vi ricordo che si sono visti piccoli sprazzi di Milan del passato. Un Milan che ha reagito anche senza titolari, ha portato soprattutto un pareggio a casa, segnando un gol fuori casa. Manchester United, scusate, è stata una squadra sotto poco sottotono. Non ha dimostrato, anche se mancavano alcuni giocatori molto importanti, non ha dimostrato soprattutto di gestire la partita in casa soprattutto. Il Milan ha una grande possibilità perché gioca a San Siro contro un Manchester United che deve soprattutto segnare un gol per passare il turno, perché il Milan segna un gol fuori casa e anche col pareggio il Milan potrebbe passare il turno. Quindi andiamo a mettere in questa partita over 1.5. Slavia Praga e Rangers Slavia Praga. Andiamo a mettere in questa Slavia Praga la sconfitta, perché il Rangers lo vedo tanto tanto è probabile che potrebbe passare il turno, ma in questo pronostico andiamo a dare come pronostico 1-2, che è un pronostico a mio parere molto molto probabile e molto giusto per quanto riguarda questo match gli ottavi di finale di Europa League. Bene ragazzi, questo è tutto, io vi mando un grosso abbraccio dal vostro Peppe Gamer, un grosso saluto, ci vediamo al prossimo video per quanto riguarda lo Special Bet Boots e altri format che porteremo più avanti. Vi ringrazio sempre per il supporto che date su tutto il canale e il supporto che date nelle live. Ci vediamo alla prossima. Bella ragazzi!